Come sta, signor Mario? Al solito, senza mai avvertire prima, ma per lei la sua camera c'è sempre. Si accomodi, chiamo il pacchino. Lascia stare, Giovanni, ho solo questa. Novità? Ah, nessuna. Solita vita, mai niente di nuovo. Mi butto un po' sul letto perché sono stanco. Fammi chiamare tra un'ora. Certo, certo. Riparte domani, signor Mario? Sì, sì. Vuole che le mandi su un buon caffè? No, grazie. Signorina! Giovanni! Giovanni! Venite, correte! Mamma mia, cosa chiami è un successo? Dottore, si è avvelenata! Presto, presto! Ma che medico! Telefono all'ospedale, faccio venire subito l'ambulanza! Non ha nemmeno 20 anni e già vuole morire! Prendono tutto in giro, non credono a niente e poi guarda qui cosa succede! Ma chi? Nessuno! Per favore, vi prego! Ah, Dio mio, povera figlia! Mi raccomando, che per i primi del mese sia tutto a posto! Stia tranquillo, signor Mario! Per mia fortuna le vendite aumentano, e i clienti pure. Perciò non dobbiamo assolutamente farci prendere alla sprovvista. Finora non è mai successo. Nella mattinata di domani ne collaudiamo almeno 3 o 4. Se le vendite continuano così, bisognerà prendere altri operai. Non mi ascolta? Sì, sì, parlava di... E che c'è? Forse qualcosa che non va? No, niente. Ho i nervi un po' scossi. Poco fa in albergo ho visto una ragazza che ha tentato di suicidarsi. L'abbiamo presa proprio a tempo. M'ha fatto impressione. Così giovane. Ragazze docce. Amore, balli, feste... Poi alla più piccola difficoltà, allora giù barbiturici. Non sforzano il cervello nemmeno per trovare un sistema nuovo per morire. Beh, a domani mattina. Alle 7 sarò qui per i collaudi, avverti anche gli altri. Arrivederla, signor Mario. Gli affari? Tutto bene, signor Mario? Ah, benissimo. Se continua con questa mania dei motoscafi. Oh, continua, continua. La gente oggi è fatta così. Vogliono tutti nello stesso momento la stessa cosa. E la pagano di più. Ma non gliene importa. Ecco. Quando torna? Quest'altra settimana, credo. A proposito, di quella ragazza di ieri sera non si è saputo più niente? Chi? La suicida? No, è fuori pericolo. Però hanno detto che bastava arrivare un'ora più tardi e buonanotte. E se non era per lei, signor Mario? Oh, non ho fatto niente. Cosa? Le ha salvato la vita. Ma è possibile che nessuno la conosca? Nessuno sappia chi sia? No, nessuno. Io credevo che fosse la nuova maestrina. Doveva arrivare in questi giorni. Per questo, quando le ho chiesto i documenti e mi ha detto che me li avrebbe dati quando scendeva, non ho insistito. Va a sapere, invece... Ciao. Buon viaggio. È lontano da qui l'ospedale? No, sulla stessa strada per andare alla stazione. Signorina, sono contento che tutto sia finito bene, meglio così. Mi hanno detto all'ospedale che... Scusi... Sono un agente di pubblica sicurezza. Ho avuto l'incarico di riaccompagnare a casa la ragazza. Lei chi è? Lo conosce? No, non mi conosce. Ma sono stato io il primo a trovarla ieri in albergo e a farla portare all'ospedale. Meno male che sono arrivato in tempo. Mi hanno detto che sarebbe bastato un ritardo. Non capisco, ma non si aspetti ringraziamenti. Non parla neppure. Finora non mi ha detto nemmeno una parola. Allora è sua questa? Sì,
Ieri sera gliel'ho messa addosso mentre la portavano via. Mi sembrava che avesse freddo. Grazie. La tenga. Adesso fa proprio fresco. No, ma grazie. Sì, la prego. Ecco, guardi. Quando sarà arrivata a casa fa un pacchetto e me lo spedisce a questo indirizzo. Andiamo. Presto, il treno si ferma poco. Buongiorno. Arrivederci. Restituire. Fatti vedere un po', figlia mia, fatti vedere. Oddio, come sei pallida. Vuoi che ti prepari qualcosa da mangiare? Ma puoi mangiare? Sì, ma non ne ho voglia. Ho preso un panino in treno. Non mi guardare così, mamma. Come? Come non guardarmi così? Ma ti rendi conto di quello che ho passato? Ieri torno a casa e non ti trovo. Era quasi mezzanotte. Sono corsa per gli ospedali, per i commissariati, come una pazza. Finalmente mi hanno detto dove t'avevano trovata e che eri viva per miracolo. Io volevo correre, mi hanno detto che eri in viaggio per tornare. Nora, solo allora ho respirato. E adesso che ti vedo qui, davanti a me, tu mi dici che non devo nemmeno guardarti. Ma perché, Nora? Perché? Perché, Nora? Perché? Lasciami andare, mamma, sono stanca. Nora! 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 Nora, perché hai fatto questo? Cosa ti mancava? Cosa ti è successo? Ma niente, te l'ho detto, niente! Niente! E per niente una ragazza all'età tua cerca di ammazzarsi, ma Nora, ma tu mi vuoi far impazzire? Parla! E va bene, come vuoi tu, parliamone! Nora, forse ti è successo qualche cosa che io non posso sapere. Ti sei innamorata di qualcuno? No. Sei appena uscita di collegio. Forse c'è qualcosa che io non so. Avevi un'amicizia con un ragazzo? Sì. Ma lo vedi allora che eri innamorata? Ma no, t'ho detto di no, l'amore non c'entra. E allora? Soltanto un'amicizia, amicizia e niente più. Chi è? Puoi dirmelo? Ma a che serve? Era il fratello di una mia compagna di collegio, l'unica con cui andassi d'accordo là dentro. Il fratello veniva sempre a trovarla e allora l'ho conosciuto. E ti sei innamorata? No, no, no! Io non ti capisco. Io e la mia amica siamo uscite lo stesso giorno dal collegio. Anche lei ha la famiglia qui. I primi tempi ci vedevamo tutti i giorni, con lei, col fratello, e mi faceva tanto piacere. Era la sola compagnia che avessi. Tu non c'eri mai, poi all'improvviso... Su, parla, su, all'improvviso. Non ci siamo visti più. Perché? Telefonavo e mi facevano dire che non c'erano. L'ho scoperto qualche tempo dopo che si facevano negare. Beh, avrei fatto o detto qualcosa che gli sarà dispiaciuto. No! Va bene, non ti preoccupare, ci parlo io con i tuoi amici e fai... No, non voglio che parli con nessuno. Perché no? Non vogliono più vedermi e frequentarmi. Questa è la verità. Perché? Perché? Perché la mia famiglia non è come tutte le altre. Oh, un padre che non esiste. E tu, la vita che fai tu è quella che è. Tutti lo sanno. Io sola non lo sapevo, ma adesso lo so. Vattene, non voglio più vederti, vattene. Nora, sta zitta, sta zitta. Sei stata cattiva, Nora. Molto cattiva. Dopo tutto quello che ho fatto per tirarti su. Te l'ha detto la tua amica che per tenerti in collegio mi sono levata il pane di bocca, no? Beh, te lo dico io. Tuo padre ti ha dato la vita e un nome, e poi se n'è andato. Senza sposarmi, mi ha lasciato sola con te, che eri appena in fascia a piangere e a disperarmi. Perché gli avevo creduto.
Questa è la mia colpa, voler bene al primo uomo che avevo conosciuto. Adesso vieni tu e me lo rinfacci. Ma che altro dovevo fare? E mi rinfacci pure la mia vita di donna libera e indipendente. Sì, c'è stato pure qualcuno che mi avrebbe sposata. Solo che c'eri tu. E quando lo venivano a sapere, allora la musica cambiava. E anche se mi ci sono consumata gli occhi per piangere, non me ne vergogno, sai. A te non facevo mancare niente. E la mia coscienza era a posto. E adesso ecco, ecco come mi dici grazie. Mi insulti e mi tratti come se fossi l'ultima delle donne. Mamma! Zitta, zitta, tesoro. Zitta, meglio. Pronto? Ah, sì. Sì, mi dispiace. Lo so che avevo appuntamento con te, Ma no, non piango, Non ho proprio potuto, credimi, mi dispiace. Mi sono successe delle cose. Poi ti dirò. Come? Vuoi che ci vediamo adesso, ma è troppo tardi. Va bene, sì, d'accordo, il tempo di vestirmi, mezz'ora, sì. Ti fermi qui sotto, fai il solito segnale e io scendo subito, Ciao. Nora, non esco più. Rimango qui e ci prepariamo qualcosa da mangiare. Vuoi? Nora. Come del resto crediamo d'aver ben chiarito nel nostro ultimo colloquio. Cos'è? L'hanno portato adesso. Chi l'ha portato? Una signorina. Falla entrare. È andata via. Beh, corri lì appresso, chiamala, dile che le voglio parlare. Corri! Signorina, signorina! Signorina, il principale ha detto di correre a chiamarla. Vuole parlare? Sì, a lei. Ma digli di aprire il pacchetto, capirà. L'ha aperto proprio davanti a me. Per questo ha detto di correre a chiamarla. Venga, venga. Oh, come sta? Riprendiamo dopo, se non le spiace. Si accomodi, prego. Si accomodi. Non ha sentito? La prego. Non c'era bisogno che si disturbasse così presto. Ad ogni modo mi fa piacere perché vuol dire che tutto è passato e lei sta benissimo. Perché ha voluto vedermi? Vuole divertirsi a parlare con una che ha cercato di ammazzarsi? Eccomi qua, sono a sua disposizione. Mi guardi bene da tutte le parti. Già, lei ha anche dei diritti, mi ha salvata. Ma perché? Ma perché non ha pensato ai fatti suoi? Chi gliel'ha fatto fare? Si calmi. Ho
voluto vederla soltanto per cercare di esserle utile. Tutto qui. Una che alla sua età ricorre a certi mezzi per poter risolvere i suoi problemi, beh, mi sembra che abbia bisogno di un appoggio, di un aiuto. Mi sbaglio? Abbia un po' di confidenza in me. Perché non mi considera come un amico? Un vecchio sincero amico. Che c'è che non va? Una delusione d'amore? Un giorno glielo dirò. Un giorno? Allora potremo rivederci. Parliamo un po' di lei. Mi racconti. Vive con i suoi? Sì, con mia madre. E suo padre? Ah, capisco, l'ha perduto. Sì. Di che cosa si occupa? O vorrebbe occuparsi? Non lo so nemmeno io. È da poco che sono uscita dal collegio. E adesso stavo cercando un impiego. E non l'ha trovato? Beh, non ho cercato molto, per la verità. E come passa le sue giornate, dalla mattina alla sera a casa senza far nulla? Per ora sì, però non sto a casa, non mi piace. Esco, vado in giro. Forse lo stare senza far niente che le fa venire i cattivi pensieri. Non ha nessuna pratica d'ufficio? Sa scrivere a macchina? Un po', e male. Cominciamo da questo, allora. Venga quando vuole. Imparerà qui. Quello che importa è che cominci a fare qualcosa. L'ozio riempie la testa di idee brutte. E la sua bella testolina, invece, deve essere sempre piena di fiducia, di speranza. Non c'è male. Si vede che manca di pratica, però. Ma per carità, non so far niente. Beh, ora basta. Ho avuto una giornataccia, sono stanco. Deve ripartire? No. Perché, le dispiacerebbe? Un po'. Si accomodi. Mi parli di lei, piuttosto. Beh, mi annoio, ecco tutto. Alla sua età. Su, prometta di rispondermi sinceramente. È possibile che nessuno si sia innamorato ancora di lei? Ma gliel'ho detto. Non è stato per una delusione amorosa che lei mi ha trovato in quell'albergo. Nemmeno una simpatia? Un flirt, un'amicizia con un ragazzo della sua età? Ah, già, lei stava in collegio. E invece proprio in collegio ho conosciuto un ragazzo. Era il fratello di una mia compagna. Ah, capisco. E veniva a trovarla spesso? Sì, spessissimo, ma poi... Finito il collegio, finito il ragazzo, eh? No, no, sta qui, ma non ci vediamo più. E perché? Così. E il suo cuore non ha resistito al dolore? Ma sì, ha resistito benissimo. Se non era per lei non me lo ricordavo neppure. Scusi, dimentichi tutto. Sono stato uno stupido. Pensavo che non ci saremmo più rivisti e per questo non le ho detto niente di me. Ma adesso sarebbe disonesto da parte mia nasconderla ancora. Mi sembrerebbe di ingannarla. E lei ha già troppo sofferto per colpa degli altri. Nora, non dobbiamo più vederci. Perché? Nora, io non posso farti che del male. È per te che te lo dico, per il tuo bene. Cerca di capirmi. È sposato. Già. È tardi, tua madre starà in pensiero. Io ti ho salvato la vita. E tu in cambio hai fatto sentir vivo anche me. Siamo pari. Ma non andartene così, voglio vederti sorridere. Sei ancora tanto giovane, vedrai. Troverai presto l'uomo degno di te. Un uomo che ti vorrà bene perché lo meriti. Un uomo libero.
hanno insegnato in collegio? Sì. Io non ne sarei capace. Se riuscissi a racimolare un po' di soldi, si potrebbe mettere su una piccola sartoria. Tu taglieresti, io penserei ai modelli, a vendere, con tanta gente che conosco. Molti hanno fatto fortuna così. Ti va l'idea? Oh, detto te, rispondi almeno, no? Ma cosa vuoi che ti risponda? Piuttosto, senti, mamma, vorrei chiederti un consiglio. Sì? Quel giorno, quando mi hanno trovata in quell'albergo, ho conosciuto una persona abbastanza simpatica che si è interessata a me, molto. E quando l'ho rivisto... Pronto? Ah, sì! Oh, mi fa tanto piacere sentirti. Quando sei tornato? Oggi? E mi hai telefonato subito? Ah, che caro! Sì, certo che dobbiamo vederci, ma prima devi darmi il tempo di farmi bella, eh? Adesso ce ne vuole sempre di più! Di tempo! Sì, al solito posto, col solito ritardo. No, non lo faccio apposta, ti giuro. Sì, ciao, a presto, Ma smetti adesso, su, ti rovini gli occhi. Ho quasi finito. Cosa stavi dicendo prima? Niente, niente. Ma come, avevi cominciato un discorso? Non è importanza, ne riparleremo. Oddio, com'è difficile parlare con te. Senti, io esco. Vabbè. La cena è di là in cucina, basta che la riscaldi, eh? Grazie, mamma. Aspettarmi, forse farà tardi. Ciao. Ciao. Tu, e che fai? Provavo a passare. È una bella combinazione, ma devo proprio crederti? No, non è vero, non dire bugie. Sì, non voglio dire bugie. È tanto che aspetto. Le devo parlare. A me? Non sarà niente di grave. Su, parla. No, non qui, per favore. Andiamo. Nora, ti prego. No. Mi ascolti. È da tanto che volevo rivederla. Sapevo che lei non lo desiderava e così non l'ho fatto. Ma questa sera non ne ho potuto più. Non mi mandi via. Non mi mandi via. Ma cosa è successo? Lasci che ci vediamo qualche volta. Anche per poco, non mi importa. Ma non voglio più essere abbandonata a me stessa. Di questo ho paura. Tanta. Calmati, calmati. Te l'ho spiegato perché non dovevamo vederci. Non perché non volessi, al contrario. Ma con uno nella mia situazione, una ragazza come te ha tutto da perdere. Soltanto tutto da perdere, ti rendi conto? Sì, sì, ma non mi importa. Non è il matrimonio che cerco, che possa farmi felice. E poi, una ragazza come me, che pretese può avere? Una ragazza come te, che significa?
perché sono sola. Mia madre è come se non ci fosse. Anzi, peggio. Lei ha la sua vita. Oggi con uno, domani con un altro. Perché mio padre non c'è. Non so dove sia. Non l'ho nemmeno conosciuto. Lo capisce ora perché mi ha trovata in quell'albergo, decisa a farla finita. Il necessario non mi manca. Mia madre e i suoi amici non lo fanno mancare. Ma è peggio. Io preferirei soffrire la fame, dormire per le strade, piuttosto che continuare così. Adesso sa tutto di me. Tutto. Non le chiedo molto. Mi basta vederla qualche volta. Sentirmi vicina a qualcuno. Poter parlare come non potrei con nessun altro. Non mi dica di no. Non mi mandi via. Non mi mandi via, Mario. Tua figlia non si sveglia, ma da quando in qua tante premure? Come ti vanno gli affari? Non mi lamento. Io direi bene, molto bene. Non hai più la faccia scura di sempre. Sembri quasi cambiato. A me invece vanno male. Questo mese abbiamo venduto meno del mese scorso e avremmo dovuto vendere almeno il doppio. Ah. Non te ne importa niente, vero? Sì, sì, mi importa. Ma che ci posso fare? Niente, lo so. Dicevo così, tanto per parlare. In fondo siamo marito e moglie, no? Ti sembra? Ah, già. Non mi occupo della casa come piacerebbe a te, e allora... Tu non te ne occupi per niente. Lavoro dalla mattina alla sera e la casa va avanti benissimo. Ci pensi tu, forse? Ti faccio mancare qualcosa? No, non mi manca niente. Potresti dirlo in un modo più gentile. Di, stasera hai proprio voglia di litigare. Io? Ma nemmeno per idea. Con tutti i guai che ho, ci metto pure una litigata con te. E poi ho sonno. Buonanotte, tesoro. Buonanotte. Su, forza, tira. Un momento, non voglio fare una brutta figura davanti a te. E poi non ci ho mai giocato, tira tu. No, no, tira tu. La palla intorno a me. Brava! Ma dimmi la verità, tu sapevi già giocare? Affatto, è la prima volta in vita mia, lo Beh, giuro. Allora sei straordinaria. Fortunata da quando ho conosciuto te. Adesso riposiamoci un po'. Guardiamo gli altri giocare. Mi diverte di più. Va bene. Vuota mi sembrerà se non torni tu. C'è chi ogni sera mi vuoi bere? Un whisky. Troppo forte, ti farà male. Ma tu come fai a saperlo? Non l'ho mai bevuto, il whisky. Sei adorabile, Nora. E io sono felice che tu me lo dica, anche se so che non è vero. È vero, Nora. È la cosa più vera che io possa dirti. Mario, ci guardano. E chi? Se ognuno sta badando ai fatti suoi. Allora vuol dire che mi sono sbagliata. Baciami, baciami ancora. Se non torni tu...
così con gli occhi chiusi. Mi sembra di rivederti come ti vidi la prima volta. Eccolo lì, quell'alberghetto, davanti a noi. Guarda, Nora. Era là che volevi morire. Lo ricordo ancora quel giorno. Non c'ero mai stata qui prima d'allora. Appena arrivai, vidi questo lago e pensai, è la cornice più adatta per quello che sto per fare. Mi pareva così triste. E invece adesso mi pare allegro, allegrissimo, il lago più bello, più allegro del mondo. Tutto per merito tuo. Dell'amore, Nora. Trasforma ogni cosa. La vita è bella. La vita è bellissima. Ancora un po' insieme, ti prego. Non sei stanca? Di stare con te? No. Insomma, proprio una passione travolgente. Sì, sì, travolgente. Devo darti una delusione, alla tua età tutto è travolgente. Ma per questo è l'età più bella. Non lo dicono tutti, non si legge sui libri. È difficile discutere con te, Nora. Ah, non voglio discutere, voglio vivere, voglio fare quello che mi piace. Accarezzarti, stringerti, baciarti. Adesso andiamo a casa. Aspetta. Che c'è? Mia madre, sta tornando anche lei. Non voglio che mi veda. Aspettiamo un po'. Ancora giovane tua madre? 37, ma dice a tutti 30. Eppure sono sicuro che ti vuole molto bene. Non dico di no. A modo suo mi vuole bene. Quasi quasi scenderei, ti porterei da lei e le direi di non lasciarti più uscire sola, né di sera né di giorno. Beh, se gliela andassi a dire ora, non credo che le farebbe molto piacere. Guarda un po'. Ciao. Ci vediamo domani, tesoro. Ciao. Giovane, ha diritto anche lei. Certo, no? Tutti hanno diritto. Non mi scandalizzo mica. So, non guardare. Però come lo struzzo. No. Come una bambina giudiziosa che deve capire che la vita è quella che è e anche la propria madre è una donna. Non mi chiamare più bambina e non voglio essere giudiziosa. Beh, adesso puoi andare. Non c'è più nessuno, io non ti accompagno al portone. Va. Ciao e grazie per la giornata, magnifica. Che c'è? Sono le 8, posso andare? Certo, perché non è andata via prima? Credevo che avesse ancora bisogno di me. Gliel'avrei detto. Siccome da un pezzo si trattiene fino a tardi in ufficio. Perché ho da fare, non vede che il lavoro aumenta ogni giorno? Se posso esserle utile. No, grazie. Capisco, deve ricevere gente. Clienti? Sì, anche. Mi scusi, dimenticavo. Qualcuno dei suoi clienti deve aver perduto questo. Che cos'è? Un fermaglio, naturalmente per donna. L'ho trovato a terra vicino al divano. Mi scusi se mi sono permessa, ho creduto di fare il mio dovere. Sì, sì, l'ha fatto. Grazie. Adesso vado. Sempre la stessa, gliel'ho detto io. Tre anonime adesso. Che ti divertissi con qualcuna l'ho sempre pensato. Ma ora si prendono il disturbo di avvertirmi a domicilio. Vuol dire che è una cosa seria e che hai pestato i piedi a qualcuno. Avanti, cos'hai da rispondere? Niente. No, troppo comodo. Non mi piace fare la figura della cretina, te l'ho sempre detto. E poi, che significa? Vai una sera in ufficio dopo la chiusura e ti divertirai anche tu. Chi è? Qualcuna gelosa di una tua nuova conquista? E perché te la porti in ufficio? Non hai altro posto da scegliere? Basta, finiscila! Non gridare! Adesso non hai più paura che si svegli la bambina, eh? Ricordati che se anche i nostri rapporti sono quello che sono, agli occhi della gente io sono sempre tua moglie. Se te ne vai, mi fai un piacere.
Ma finché stai qui con me, non voglio che mi ridano in faccia e si divertano alle mie spalle. Sta tranquilla, nessuno si diverte. Non facciamo una tragedia per una pettegola che non ha di meglio da fare che scrivere lettere anonime. Del resto, non hai detto tu stessa che te lo immaginavi? Lo pensavi? E allora? Che succeda in ufficio o in un altro posto, che te ne importa? Mario, non far finta di non capire. Te l'ho detto quello che mi importa, il ridicolo. E se la gente manda lettere anonime, vuol dire che ti comporti in modo scandaloso, chiaro? Va bene. Va bene, ti assicuro che d'ora in avanti non sarò più scandaloso. E adesso lasciami dormire, sono stanco. Sì, sì, non può essere stata che lei, quella cretina della segretaria. Chissà, è gelosa, avrà paura che le rubi il posto. Ma parola d'onore che questa volta la mando via. No, non lo fare. Perché? Sarebbe peggio, per vendetta chissà cosa farebbe dopo. E io non voglio che per causa mia aumentino i tuoi guai. Una soluzione c'è, è molto semplice. Nora, ascoltami bene. Se tu vuoi, io sono pronto a piantare tutto. Sì, moglie, famiglia, tutto, tutto. A casa mia non mi ci posso più vedere. Anche ieri sera un'altra discussione con mia moglie. Una cosa snervante, avvilente. Ma Mario, io non so... Pensa a vivere insieme. Non dover più nascondere questo nostro amore. Come se fosse un delitto, una cosa vergognosa. Vivere insieme, Nora. Liberi di tutto e padroni del nostro tempo, delle nostre azioni. Non sarebbe meraviglioso? Ma tua moglie? Non aspetta che una mia decisione per riprendere la sua libertà. È ancora giovane, non può andare avanti così. In quanto a me ti prometto che farò tutto il possibile per ottenere il divorzio. In qualunque modo, in qualsiasi paese, purché possa sciogliermi da questo legame insopportabile. Ma perché mi guardi e non dici nulla? Forse non vuoi. Non so, è tutto così improvviso. Senti, Nora, se io fossi libero e ti chiedessi di essere mia moglie, accetteresti? Sì. E allora? Io per te sono libero, liberissimo. Non subito, ma che importa? Saremmo fidanzati, un fidanzamento un po' lungo. Ma pur di legarti a me farò l'impossibile. E quando mi metto in testa una cosa riesco ad ottenerla, credimi. Pensa, poter essere uniti, vivere insieme per sempre. Non ti sembra meraviglioso soltanto a pensarlo? Sì, meraviglioso. Ma dimmi la verità, fra te e tua moglie è proprio finito tutto come dici tu? Sì, tutto, tutto. Ma perché? Ci deve pure essere una ragione. Tu non me l'hai mai detta, qual è? Certo che c'è una ragione, è difficile precisarla. Si tratta di tante piccole cose che messe insieme ne fanno una grande come un muro tra noi. È cominciato da tanto tempo. Una lite oggi, un'altra domani. Poi all'improvviso ti accorgi che quella persona che un tempo hai tanto amata ti è diventata indifferente. E dopo è ancora peggio, perché non è più soltanto indifferente, ma è insopportabile. Ti dà sui nervi la sua voce, il suo modo di parlare, tutto, tutto. E allora incomincia una vita di incubo, un'ossessione. Dentro di te le auguri di ammalarsi, di morire. Ma non parliamo più di questo. Adesso non dipende che da te che io ricominci una nuova vita. Mi sembrerebbe di rinascere. Dimmi, eh sì, rispondi. Eh sì, lo sento, lo vedo nei tuoi occhi. Nora, Nora, vedrai. Farò di te la donna più felice del mondo. Ho paura. E di che cosa? Di essere felice. Di avere anche tu finalmente la tua parte di serenità. Ecco, questo è il salotto. E là c'è la camera da letto, grande, spaziosa, col balcone tutto intorno. Guardino, guardino. Sì, sì, bella. Quasi sprecata per una camera da letto. Ma no, invece va benissimo. Ma pensa che bello alzarsi la mattina col sole che ti sveglia. Senta, senta che molle. E quanta morbidezza. Gomma piuma, tutta gomma piuma. Prego, ancora provi. Mario, basta, basta, grazie. Vogliono scusarmi, non ho pensato. Forse la signora aspetta un bambino. Le mie felicitazioni, signora. Non aspettiamo proprio niente. Allora, quanto costa tutto completo con le sedie? Le ho già detto, 390.000, signora. La consegna è immediata? Certo. Beh. Domanda al direttore, permesso. Ti piace? Sì, tanto. Sei poco convinta. Ma tu stai pensando ad altro. No, scusa, stavi dicendo? T'ho chiesto se ti piace. Hai risposto sì, ma senza entusiasmo.
Possiamo scegliere ancora? No, mi piace, mi piace. È bello, moderno. Per me va benissimo. Sta bene, possiamo mandare oggi stesso. Un po' sul tardi, però. Vuole darmi l'indirizzo? Sì. Prego, da questa parte. Prego. Mario, quando quello là ha chiesto se aspettavo un bambino, perché ti sei arrabbiato? Non lo so. E se dovesse succedere, ti dispiacerebbe molto? Beh, cosa vuoi che ti risponda? Non ci ho pensato, ci penserò. Ma noi dobbiamo essere come marito e moglie, no? A proposito, hai parlato con tua madre? No. Perché? Hai paura di complicazioni? No, dirà qualcosa così soltanto per la forma, ma sarà ben contenta che me ne vada. E tu? Hai già parlato con tua moglie? Non ancora. Appena pronta la nuova casa, le dico tutto. Più si fa d'improvviso, e meglio è. Cosa stai facendo, Mirella? Cucino, papà. Ah. Ma Ottavia dov'è? Poco fa se n'è andata. Ha detto che non si sentiva bene. Aspetta che torni la mamma, allora. Non tarderà molto. No, ai! No! Non vorrai mica mangiare questa roba? Sì, papà. Anche se è cattiva, la mangio lo stesso. Così un'altra volta cucino meglio. E se ti vengono i dolori di pancia? Me li tengo. Tanto è colpa mia. No, no, papà. Che peccato, no! Non ti preoccupare. Col tempo imparerai anche tu. Dici? Ma certo. Perché non dovresti? Perché hai sbagliato adesso? Oh. Provando e riprovando imparano tutti. Tu non t'avvilire. Anche a me è successo tante volte di sbagliare. E poi provando e riprovando ancora. Come? Anche tu sbagli, papà? Certo, che sono diverso dagli altri, forse? Devi andare via, papà? Sì, ma prima telefono alla mamma. Voglio sapere se tarda molto. No, no, aspetta. Devo farti vedere una cosa. È molto importante. Aspetto qui. Non muoverti, eh? Guarda. Che cos'è? Come? Non si capisce subito quello che è. Beh, sì, mi pare, se non sbaglio... Una barca. Un motoscafo. Barca, motoscafo, è lo stesso, no? No, c'è pure scritto sotto. Un motoscafo d'alto mare con motore autosufficiente. Accidenti, e tu hai fatto tutto questo? No, papà, magari. Io non sono tanto brava. In disegno prendo sempre 5. Anche in italiano, purtroppo. E questo è molto più grave. Lo so, papà. Beh, allora, di chi è? Di Filippo, un mio compagno di scuola. Quando ha saputo che tu vendevi motoscafi, ha detto subito: tu sei la donna che fa per me. E mi ha dato questo, con l'invenzione. Ah, c'è anche l'invenzione. Sì, l'invenzione per fare andare il motore con la stessa acqua del mare. Oh, ha una grande fantasia questo tuo compagno. Sì, è molto intelligente. E ha la fronte alta come la tua. Per questo mi piace. Sì, sì, proprio un'idea straordinaria. L'acqua del mare entra qui, fa girare una rotella, la rotella fa girare l'elica e il motoscafo corre. Ah, magnifico! Trovi, papà? Sono proprio contenta. E quando glielo fai costruire? Un momento, io i motoscafi li vendo, non li fabbrico mica. E spiegalo al tuo amico. E poi digli di avere un po' di pazienza. Sono cose queste che non si fanno così di botto. Glielo dirò, ma... Ah, sei qui. Stavo per uscire. Cos'è questo odore? Ma è puzzo di bruciato. Niente, sono stato io. Volevo riscaldare una cosa e invece... Non è vero, mamma. È stata colpa mia. Ottavia se n'è andata. Io avevo fame, allora. Dovevi dire che sono stato io. A me non mi sgrida. Ma tu non dici sempre che le bugie non le devo dire? Sì, ma quando è necessario. Adesso chi la sente? Dio mio, che disastro. Che diavolo hai combinato, Mirella? Ma che pasticcio hai fatto di là?
Te l'ho detto, mamma, avevo fame. Volevo imparare a cucinare da sola. Non c'è mai nessuno qui. Ah, perché tua madre va a divertirsi, vero? Cos'è che ti manca? Cosa devi imparare in cucina? A fare la serva? La serva a qualcuno che ti dirà grazie come tuo padre fa con Davanti me? Davanti alla bambina non voglio discussioni. E invece no. È bene che senta, che impari. Basta, finiscila! Comincio a pulire io, mamma. Quando ho finito ti chiamo. No, lascia stare, faresti peggio. Va a lavarti le mani e a toglierti il grembiule piuttosto. Non vedi che è tutto sporco? In quanto al mangiare ci penso io. Telefono in rosticceria e faccio portare qualcosa. Su, va. Non sgridarla più, t'ho detto che è stata colpa mia. Sapessi quanto mi dai ai nervi quando parli così. Vuoi farle vedere che tu sei il padre buono e io la madre cattiva? Non dire sciocchezze. Come se non ti conoscessi. Ma va all'inferno. Papà! Papà! Lascialo andare, non lo vedi? Non ha tempo da perdere con noi. Ma cosa speri di ottenere da lui? Che ti mantenga finché sarai giovane e gli piacerai, e dopo? Non è come pensi tu, mamma, ho cercato di spiegartelo, ma se non lo vuoi capire... Ma ascolta i consigli di chi ti vuole veramente bene. Li conosco i tuoi consigli. Uno che ti sposa e ti dà una casa. Ma che mi importa della casa di uno che non mi piace? Io vado a vivere con lui perché gli voglio bene, perché ci vogliamo bene. Ed è questo quello che conta, mamma. Del resto poi io sono libera e perciò ho diritto a scegliere la vita che mi piace. Ma come fai a essere tanto sicura che ti voglia bene? Certe cose si sentono e non ci vuole molto a capirle. Beata te, così convinta di non sbagliare. Io ti ho perdonato tante cose perché ti capivo. Eri giovane, avevi ragione, non sono stata la madre ideale per te. Ma ora, vederti commettere gli stessi errori miei e non potertelo impedire, non poter far niente, ma Dio... Ma c'è da impazzire! Sta calma, mamma, t'avevo pregato di non fare tragedie. No, no, non voglio fare tragedie, voglio solo che tu apra gli occhi. Nora, ascoltami. Non perché sono tua madre, ma perché ho più anni di te. Perché ho vissuto le tue stesse esperienze. Ma cosa puoi aspettarti da un uomo che non... Non parlare così di Mario! Se vuoi saperlo, gli devo la vita. Se non era per lui, che mi salvava a tempo, a quest'ora sarei morta. E sarebbe stato molto meglio per me e per tutti. Non avrei più dato fastidio a nessuno. Ecco come ci siamo conosciuti, mamma. E va bene, non lo sapevo. Ma che significa? Io di te mi preoccupo, di te che sei mia figlia. E delle cose che ti riguardano io posso parlare quanto voglio. E va bene, di quello che vuoi, ma facciamo presto. Non rispondermi così, ma non capisci che sto parlando per il tuo bene? Non capisci, Nora, che voglio impedirti una cosa sola. Quella di non farti fare lo stesso sbaglio che ho fatto io. Per me è diverso. No, è lo stesso. Le situazioni irregolari non possono portare che male. Ma c'è tanta gente che vive così e sta benissimo. Ma chi lo dice? Se parlassero, quanta amarezza verrebbe fuori. Ma insomma, lo vuoi capire che io e Mario ci vogliamo bene veramente? Sì, l'amore. Ognuno crede che l'amore suo è diverso da quello degli altri. E invece, figlia mia, credimi, è lo stesso. E poi è una musica che piace a tutti, ma finisce presto. Dipende. Se ci si vuol bene sul serio. Ma va, non dar retta ai romanzi. La vita è quello che è e tutto il resto è sogno. E l'ho imparata a spese mie. Oh, insomma, mamma, lasciami fare di testa mia. Anche se sbaglio, peggio per me. Hai ragione, certo, devi fare di testa tua. Poi te ne pentirai. Ma adesso devi fare di testa tua. E va bene, allora vattene. Vattene. Proprio quando credevo più necessario starti vicina. Vattene. Quando speravo di non essere più sola. Va, sbaglia anche tu. Ma promettimi di ricordarti che io esisto sempre, che in qualunque momento puoi contare su di me. Non farti prendere da uno stupido orgoglio e fidati di me. Ecco, solo questo volevo dirti. Vedrai, mamma, andrà tutto bene. Te lo auguro, anche se non mi credi. Te lo auguro di tutto cuore. Chi è? Sono io, Nora. Cosa succede? Il campanello non funziona? Manca la luce. Ah, allora è questione di minuti. No, no, l'hanno tagliata. C'era da pagare la bolletta. Figurati, quasi 40.000 lire. Io davvero non ce l'avevo. E allora... 40.000? Sei appena entrata in questa casa. Ma saranno stati gli inquilini di prima a non pagare. Adesso mi sentirà la padrona di casa, eh? Adesso? Ormai è notte. Tanto fino a domani non c'è proprio niente da fare. Su, vieni. Adesso non puoi vedere, ma ho quasi sistemato tutti i mobili. Stanno bene, sai. Ma una sfacchinata. Poverina, sarai stanca. Un po'. Ma per fortuna col buio tu non puoi vederlo troppo. Hai parlato con tua madre? Sì. Chi ha detto?
Ma un sacco di cose, strilli, urli, poi un pianterello, un bacio in fronte. Ed eccomi qua. E tu, hai parlato con tua moglie? Non ho avuto ancora tempo. Domani. Ma che c'è? Non sei del solito umore. Niente. Questo buio... Io preferisco. Vestiti, usciamo. Andiamo a cena fuori. Oh, perché? Preparo qualche cosa da mangiare. Non so fare molto, ma in qualche modo risolverò. No, no, usciamo, Nora, usciamo. Sembra che tu abbia paura di rimanere solo con me. Hai ragione, è così. Ho paura di rompere questo incanto. Voglio che duri il più possibile il piacere che provo a contemplare questa tua immagine. Così pura. Limpida ancora. Oh, Mario, è bello quello che dici. Ma rimaniamo qui, soli. No, usciamo, t'ho detto. Obbedisci, su, va a vestirti. Ma senza luce, Mario, come faccio? Va di là e buttati addosso la prima cosa che trovi. Già, ma è difficile stare a trovarla, questa cosa. Sei un prepotente, ecco. Ah, non te ne eri ancora accorta? Sì. E per questo mi piaci. Chiameremo dopo, eh? Le gonne beige le mettiamo da parte per questa primavera. E il resto lasciamolo come sta. Chi c'è? C'è suo marito, signora. A quest'ora, come mai? Buonasera. Buonasera. Mario, che bella sorpresa. Erano mesi che non mettevi piede qui. Sono venuto a prenderti, ti accompagno a casa. È ora di chiudere, no? Qui non si finisce mai, bisognerebbe starci anche la notte. Devo parlarti, mandare via. Ragazze, ci vediamo domani, andate adesso, chiudo io. Ma se vuole aspettiamo, signora. No, grazie, mi aiuterà mio marito a chiudere. Arrivederci. Buonasera. 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 Se ti sei scomodato fin qua, vuol dire che il discorso è lungo. Siedi. Il discorso non è lungo, almeno per me. Ho preferito venire qui perché non c'è la bambina. Ah, è una cosa che nostra figlia non può sapere? Lo saprà. Se ci mettiamo d'accordo, troveremo il modo di farglielo sapere senza provocare scosse pericolose. Ma insomma, di che si tratta? Parla. Elsa, ho deciso. Me ne andrò da casa. Parti? La tua società ti ha dato un'altra agenzia? No, non parto. Magari potessi. Cambierei volentieri città, ambiente. Ma non posso. Il mio lavoro è qui. E allora, dove vai? In un'altra casa. Ho capito. Vuoi che ci separiamo? Esatto. Ne abbiamo parlato tanto, è arrivato il momento di farlo. Potevi dirlo subito. E naturalmente cominciamo le pratiche per la separazione legale. Se tu lo volessi, ne sarei felice. Se vuoi proprio andartene, non posso trattenerti con la forza. E va bene. Ognuno per la sua strada. Cerca di capire. Elsa, piuttosto che continuare in una situazione che ci avrebbe fatto infelici tutti e due. Ma sì, sì, capisco. Del resto non ti sto dicendo nulla. Al contrario, vorrei che tu parlassi. Per dirti che cosa? Che hai ragione tu? È questo che vuoi che ti dica? Se lo pensi, mi fa piacere sentirtelo dire. Hai paura dei rimorsi, eh? Sta tranquillo. Non me l'hai detto tante volte? Con te poi o si ragiona come ti fa comodo o non si è ragionevoli. Non è così? Che significa? Non sono stata chiara? Ho detto che bisogna fare sempre quello che vuoi tu. Questo è il solo modo per andare d'accordo con te. Elsa, non ricominciamo con le solite questioni. È roba passata. Già. Ormai a che serve? E va bene. Dividiamoci. Non abbiamo detto che questa era l'unica soluzione possibile? Ma sì, certo. Un giorno hai deciso di sposarmi e io ti ho sposato. Adesso decidi di separarci... E ci separiamo. È meglio per tutti, anche per nostra figlia. Prima che capisca che in quella casa stiamo insieme per forza. Quando vuoi, riesci ad essere ragionevole. Comprensiva ed anche affettuosa. Non essere troppo gentile, altrimenti non mi separo più. Ah, dimenticavo che sei anche spiritosa.
Lo sai come sono fatta. Non mi piace di prendere le cose troppo sul serio. Non ne vale la pena. È tardi, Mirella è sola da un pezzo. Andiamo a casa. Va avanti tu. Ti seguo con la mia macchina. No, vengo con la tua. Sono venuto a piedi apposta. Quanto sei carino stasera. Per quando hai deciso di andartene? Domani stesso. Alla bambina direi che ho dovuto partire all'improvviso. Non è la prima volta. Ti crederà. Va bene. Mario, dimmi che non è vero. Dimmelo. È vero, Elsa. No, non può essere. Non voglio che tu te ne vada. Sì, è vero, se siamo arrivati a tanto, la colpa può anche essere stata mia, lo riconosco. Ma io sono pronta a ricominciare e sarò diversa, Mario. Ti assicuro, io sono sempre tua moglie. So che mi hai voluto bene. E se da tempo viviamo come viviamo, non significa che non ti amo più. Elsa, ti prego, sono stanco. No, è che non vuoi ascoltarmi. Ma lasciami parlare, ne ho diritto. Mario... Non possiamo distruggere in un'ora anni di vita in comune. Vita in comune? Perché mangiavo e dormivo qui? E va bene, tutta la colpa è mia, tutta, tutta. Ma dammi la possibilità di dimostrarti le mie buone intenzioni. E poi non lasciamoci così di colpo per la gente, per me. Dammi almeno il tempo di adattarmi all'idea di non vederti più. E chi ti dice che non ci vedremo più? C'è la bambina, no? Verrò a vederla spesso e vedrei anche te, naturalmente. L'elemosina di una visita, non è questo che voglio. Ma scusa, fino a poco fa sembravi quasi contenta che me ne andassi. Perché non ti credevo capace di farlo. Ah, e adesso che ti sei convinta che faccio sul serio? Adesso ho paura, non voglio rimanere sola. Troppo tardi, cara. No, non parlare così, Mario, non parlare così. Non gridare. E perché? Perché la bambina si sveglia. Che si svegli pure, che venga a sentire come parla suo padre. Anzi, adesso la sveglio io. Mirella, Elsa, Mirella! Elsa, sei impazzita! Lei non deve entrare nelle nostre sporche cose. Devi lasciarla tranquilla, capito? Tranquilla, o me ne vado e porto via anche lei. Sì, ho perduto la testa. Scusami, adesso sono più calma. Hai ragione, la bambina deve rimanere fuori da tutto questo. Ma tu non maltrattarmi, non mi dire cose cattive, non me le merito. Anche se ho tutte le colpe, come pensi tu, oppure delle scusanti. Perché ho cominciato a lavorare e occuparmi sempre meno di te e della casa? Perché non volevo esserti di peso. Tu passavi dei brutti momenti, lo ricordi? E tanto per incoraggiarmi, non perdevi occasione per dirmi che ero un buono a nulla, un fallito. Ora non lo penso più. Già, è comodo. E le umiliazioni che ho ingoiato. L'avvilimento, l'amarezza di sentirmi nemica, la sola persona che amavo. Ero solo, peggio che solo. Perché ogni volta che ti guardavo te lo leggevo negli occhi. Il disprezzo che sentivi per me. La sfiducia, il rimprovero per aver sposato un disgraziato. Come posso scordare tutto questo? Come? Perdonami, Mario, perdonami. L'ho dimenticato ormai. Però adesso te ne vai. Quello che c'era di bello fra noi è finito. L'hai distrutto tu. Non è vero, Mario. Non può essere che sia finito tutto. Non può essere. Papà, vai via. Sì, Pat. Starò fuori un po' di tempo. Perché non me l'hai detto ieri che partivi? Perché non avevo ancora deciso. Ho avuto una telefonata stamani. Ma torno presto. Capito? Sì, papà. Beh, non mi dai nemmeno un bacio? Non vado mica in capo al mondo. E poi c'è la mamma, no? Sì, sì. C'è qualcosa che non va? Su, parla. Filippo, aspetta una risposta. Filippo? Chi è Filippo? Vedi, hai già dimenticato tutto, l'inventore. Ah, sì, Filippo, l'inventore del motoscafo. Digli di avere un po' di pazienza, me ne sto occupando. Ma ci vuole ancora del tempo. Capito? Diglielo a Filippo. Glielo dirò. Ciao, papà.
Adesso devo andare. Fa la brava. Quando torno ti porto un regalo. Papà, mi fai male. C'è poca gente. Si sta tranquilli. Su, prendi questo. Che roba è? Non lo so, non mi piace. Bisogna guardare quello che c'è dentro. A casa guarderemo. No, guardiamo qui, per favore. Va bene, guarda. Capperi. Ah, ti piace? Ma no, sono capperi, c'è scritto qui, leggi. Va bene, capperi, prendiamoli, su. Ma che ci facciamo? Le cose piccanti a me non piacciono, a te fanno male. Beh, una volta tanto. E poi guarda, il bello di questi posti è che tu compri anche quello che non pensavi di comprare. Se ci levi questo è finito il divertimento, no? E poi voglio finalmente fare tutto quello che non ho potuto fare finora con mia moglie. Ma te lo spiego a casa, adesso facciamo presto che comincia a venire molta gente. Primo pranzetto preparato da te, ti stai rivelando una donna di casa perfetta. Pensa, avevo proprio paura di non esserlo. Per amore una donna fa tutto. Tu scherzi. Ma ti assicuro che in certi momenti, quando mi vedevo sperduta e non sapevo da che parte cominciare, guarda, se non era per amore, non ce l'avrei proprio fatta. Parlo sul serio. Al mondo è l'amore la leva che muove tutto e tutti. Senti se l'amore mi ha fatto cuocere bene questa verdura. A me sembra cruda. È perfetta. Al fuoco dell'amore si è cotta proprio a puntino. Mamma. Che c'è? Papà è a Milano, vero? Non lo so, credo. Ce l'hai l'indirizzo? A chi ti serve? Gli devo scrivere. E perché? Beh, è una cosa nostra. Un segreto? Aspetta che torni. Sì, chissà quando torna. Allora, mamma, me lo dai l'indirizzo? Ma non lo so. E poi dove scrivi? Sta un giorno qua e un giorno là. Non è vero, l'ultima volta a Milano ci stette 12 giorni. Ma insomma, che cosa vuoi? T'ho già detto che non lo so l'indirizzo. Aspetta che torni e gli dirai a voce quello che vuoi. Va bene. Esco un momento. Dove vai? Qui vicino, ho una commissione da fare. Sì, va bene, ti aspetto. Hai fatto merenda? No. Allora vai in cucina da Ottavia. Ottavia, prepari la merenda per Mirella. È pronta da un pezzo, signora. Su, va, hai sentito? Sì, vado. Torna presto. Sì. Oh, brava Mirella, vieni. Beh, non mangi? Ho i nervi. Ah, sì? E che ti è successo? La mamma non mi ha voluto dare l'indirizzo di papà. Si vede che non lo sa. Lo sa, lo sa. L'ha sempre saputo, ma non me lo vuole dire. A te, l'ha detto dove andava papà. A me? E io che c'entro? Come? Le altre volte lo sapevi. Le altre volte. Questa volta è diverso. Che significa è diverso? Beh, niente, mi è uscito di bocca, non farci caso. Mangia, mangia, che ti si fredda il latte. Ottavia. Che c'è? Tu lo sai dov'è papà, perché non me lo dici? Io so solo che non è partito. Ti basta e adesso lasciami in pace.
Se non è partito, può darsi che sia in ufficio. Ma sì, starà in ufficio, all'inferno. Io non voglio nemmeno saperlo dove sta quel mascalzone di tuo padre. Come hai detto? Mascalzone, ed è poco, si merita molto di più. Non è vero, non è vero, papà, non è quello che dici tu. Invece, come dico io, povera creatura, è anche peggio. No, no, papà, è buono e mi vuole bene. Mi vuole bene, povera illusa, quello non ti vede per niente. Mirella, vieni qui. Mirella! Mirella! Ma sì, mamma, sto benissimo. Non mi manca niente e tu devi stare tranquilla. È la verità. Se fosse il contrario te lo direi. Sto parlando con mamma. Ah. Va bene, non lo dimentico. Ti richiamo io domani allora. Adesso ho da fare, sì, ciao. Di che si preoccupa? Che io ti bastoni? Che non ti dia da mangiare? Dice che sei un bruto e che dei bruti bisogna stare attenti. Ah, lei è capacissima di pensarlo. Ma no, vuole che andiamo a trovarla. E vuole anche conoscerti meglio. Va bene, dille che andrò a trovarla, le porterò dei fiori, regali e la ringrazierò pubblicamente per averti messa al mondo. Sei stanco? Affatto, una giornata meravigliosa. Nessun reclamo e nessuna grana, perfino la segretaria era sorridente. E tu che hai fatto? Avrai preparato una cenetta meravigliosa, immagino. No. Perché? Ho cominciato, poi una certa cosa non veniva bene e allora ho piantato tutto. Ah, così è male, bisogna insistere. Per rovinarti lo stomaco, definitivamente. Se il mio stomaco protesta, ci sono i miei occhi che ti guardano e le mie braccia che ti stringono a farlo tacere. Del resto non si può avere tutto nella vita. Ti prometto che imparerò. Ti lascio tutto il tempo che vuoi, siamo giovani. Ma io parlo sul serio. Ah, anch'io. Cos'hai portato? Indovina. Formaggio. Hai indovinato, è prosciutto. Vuoi dire che lo sapevi che non avresti trovato niente da mangiare? Ma no, figurati, sono venuto con l'idea di proporti di piantare tutto e andarcene a mangiare fuori in un posto dove ci sia molta gente che ci guarda e ci studia. E ti diverte tutto questo? Sì. Se ti fa piacere. Cosa metto, l'abito scuro o quello chiaro? L'abito chiaro piace a me. Quello scuro a te. Metti quello scuro così non dirai più che sono un prepotente. Sarà ancora tua madre, non rispondo. Pronto? Sì? Lei. Tua moglie. Eh? Sì, lei. Rispondi. Ma dille che non ci sono. Si tratta di tua figlia. Nora, io... Pronto, che c'è? Come? Mirella non c'è più? Eh? Chi? Ma cosa dici? Spiegati! Stavo qui con Ottavia. Sono uscita un momento e quando sono tornata non c'era più. Ha detto a Ottavia che voleva vederti, parlarti. Io pensavo che fosse da te. No, lo so che non hai il tuo indirizzo, ma a volte... Oddio mio! Sì, sono calma, ma fino a un certo punto... Adesso vado a cercarla qui intorno. Sì, ti richiamo subito. E adesso sai che ho una figlia. Ha appena 9 anni, si chiama Mirella. Va a casa tua. È accaduto qualche cosa di grave. È uscita di nascosto. La madre la sta cercando, aspetto che mi richiami. Oh, Mario! Ma perché? Perché me l'hai tenuto nascosto? Nora, aspetta. Ascoltami, devo spiegarti. T'ho taciuto l'esistenza di mia figlia perché... cerca di capirmi. Perché non volevo perderti. La bambina era la sola cosa che mi teneva ancora in quella casa. Poi sei venuta tu. Non che non voglia più bene a mia figlia. Al contrario, penso che... se raggiungo un equilibrio nella mia vita... posso essere utile a lei più di quanto non lo sia ora.
Ma perché mi hai ingannato? Credimi, non ho voluto ingannare te, ma a me. Ho voluto illudermi di togliere per quanto possibile ogni ostacolo sulla nostra strada. Avevo deciso di dirtelo quando non avresti più potuto tornare indietro. Ecco la mia vigliaccheria. Vigliaccheria, può darsi. Ma per paura di perderti. No, non dovevi farlo. È perché volevo che tu restassi sempre con me. Ma nulla, nulla è cambiato, nulla. Tutto sarà più semplice di quello che pensi. Vedrai. Pronto? Sì, io. Dimmi. Mario, cosa si deve fare? Io non so più dove battere la testa. L'ho cercata qui sotto, niente. Sono andata da una signora qui vicino, dove qualche volta giocava con la nipote, niente. Non so più dove cercarla. Ho paura, Mario, ho paura. Prima cosa, non perdiamo la calma, ti prego. Sì, lo so che non è colpa tua, non sto dicendo questo. Avvertire la questura, ma no, aspetta che la ritroveremo. Ma certo che mi metto immediatamente a cercarla, è mia figlia, no? Ma sì, sì che me lo ricordo, non dire sciocchezze. Fa come ti ho detto. Io ti richiamo fra poco. Oppure passo di lì, non lo so ancora. Sì, sì, ma sta calma. Non l'ha trovata. Non hai sentito? Ma perché è uscita di casa? Perché figlia? Voleva vedere me a fare urgenti. Roba da pazzi. Su, andiamo. E dove? Non lo so, gireremo, cercheremo. Ma aspetta, rifletti un momento, ti prego. Se voleva vederti, non può essersi diretta che qui o al tuo ufficio. No, qui no, è assurdo, nessuno sa l'indirizzo. Però tua moglie ha il numero del telefono. Sì, gliel'ho dato io, per ogni evenienza. E infatti, Elsa lo sa che non voglio che la bambina sia mischiata nelle nostre faccende. Non può aver parlato. Allora, come dicevo, non può essere andata che al tuo ufficio. Pensi? Sì, non può essere che così. A meno che... A meno che? Non so, non lo so, ma... Non devi nemmeno pensarla una cosa simile. Mirella è così ingenua, così bambina. Ma come possono venirti in mente certe idee? E poi perché? Perché? Adesso che ricordo, è tutta colpa mia. Ma sì, sì, quando me ne sono andato le avevo fatto una promessa. Figurati, il brevetto per un motoscafo, roba da ragazzi. Ma i ragazzi, se si mettono in testa una cosa... Hai ragione tu, andiamo subito in ufficio. No, non perdiamo tempo. Vincenzo, è venuto a cercarmi mia figlia? Io non ho visto nessuno, signor Mario. Va bene, va al telefono. Se qualcuno mi chiama, digli che fra poco sarò qui. Sì. Forse è già venuta. Ha trovato chiusa ed è andata via. Fammi il favore, mentre io cerco qua intorno con la macchina, tu rimani qui. Se venisse, fermala a qualunque costo. Impiegata dell'ufficio del tuo papà, ma ha incaricato lui di venirti a cercare. Allora è vero che non è partito? Ma no, è qui. Ti sta cercando anche lui. È tanto in pensiero per te. Non è vero, non è vero. Ma cosa dici? Non gliene importa niente di me, non vuole più vedermi. Ottavio aveva ragione. Sta calma, Mirella, sta calma, non piangere. Il tuo papà è qui. Adesso ti porto da lui, ma tu non piangere. Sai, il tuo papà non vuole vederti piangere. Su, asciugati gli occhi. Perché sei andata via da casa senza dire niente a nessuno? Tua madre e tuo papà sono tanto preoccupati. Ma perché l'hai fatto? Volevo vedere papà. Dirgli che oggi per la prima volta a scuola ho preso 10 in italiano. 10? Ma come sei brava! No! Perché prendevo sempre 5.
Ma oggi ho fatto il tema e è andato bene. Mio padre sarà contentissimo. È scritto qui il tema. Fammi vedere. Sì. Fammi vedere. È questo? Sì. Scrivete quello che pensate di vostro padre. Il mio papà è il migliore papà che esista. Mi vuole bene e mi fa tanti regali. Ma non gli voglio bene per questo. Gli voglio bene perché quando sono vicina a lui mi sento più sicura. Ed è anche molto elegante e distinto. Un papà come lui non lo cambierei con nessun altro. Io il mio papà non l'ho conosciuto. Non so nemmeno che faccia abbia. Buona, cattiva. Chissà. Crede che mi sgriderà molto papà adesso. Andiamo subito da lui. Vedrai quanto sarà contento di rivederti. E non ti lascerà più. Starà sempre con te. Ne sono sicura. Vieni. Perché mi ha detto che partiva e invece sta qui? Avrà avuto le sue ragioni. Poi te le spiegherà. Forse è meglio che non glielo dico, che sapevo che era qui. Anche lei, per favore, non glielo dica. No, non glielo dirò. Io le bugie le posso dire, ma papà no. È giusto. Mi ridai il quaderno per piacere. Grazie. Su, e non piangere più adesso. Non piangere. Lei mi vuole bene, vero? Sì, adesso che ti ho conosciuta ti voglio molto bene. Grazie. Mamma! Mamma! Mirella, ci hai fatto prendere uno spavento. Oh, figlia mia. Ma come ti è saltato in mente d'andartene senza dire niente a nessuno? Non lo so, mamma mia. Dov'è papà? È nel suo ufficio. Va, va da lui. Non farlo aspettare. È stata lei a ritrovarla? Sì. La ringrazio. Mamma, è quella signorina. È andata via. Mi dispiace, è stata tanto buona con me. Accompagnala tu a casa, io vi raggiungo subito. Andiamo, Mirella, vieni. E papà? Papà, non vieni con noi. Sì, su, andiamo. Tu seguici. Nora? Nora, dove sei? Che c'è, Nora? Niente, niente. Nora, ma si può sapere perché piange? Perché quella valigia? Non l'hai capito. Devo andarmene. Devi andartene? Perché? E me lo chiedi? Per quello che è successo? Niente di grave, hai visto tu stessa, una ragazzata. Tutto è finito bene, per fortuna. Anzi, devo a te se ho ritrovato mia figlia. Non ti pare che sia molto importante? Per merito tuo ritrovo la mia bambina. Ti sarò riconoscente per sempre. Hai ritrovato lei, ma hai perduto me, Mario. Che significa? Che dobbiamo lasciarci. Ma non dire sciocchezze. Per un incidente così banale vuoi fare una tragedia? Pensavo di non vederti. E ti ho scritto una lettera. Leggi. Va bene, qui c'è scritto che te ne torni da tua madre e che non dobbiamo vederci più. Ma il motivo, questo non lo dici. Non c'è un motivo preciso. All'improvviso ho sentito che dovevo fare così e così ho fatto. Tu mi conosci abbastanza per capirmi. Un giorno ho deciso di venire a vivere con te e sono venuta. Adesso ho deciso il contrario. È inutile domandarmi il perché. È così e basta. Appunto perché ti conosco. Non posso pensare che non ci sia un motivo preciso. Dimmelo. Un'altra volta, adesso non posso. Nora, ti prego,
La nostra non è stata un'avventura. Almeno per me non lo è stata. E allora? L'incidente di stasera ti ha sconvolta a tal punto? Che avessi una moglie, lo sapevi, non te l'ho nascosto. E allora? Mario, ti prego. No. Parla. Sì. Vuoi proprio saperlo? Ho parlato con la bambina prima di riportartela. E questo mi ha fatto capire tante cose. Avrei dovuto capirle prima, d'accordo? Ma molte volte, se non ci si trova faccia a faccia con la realtà, non si capisce. Ho parlato con lei e ho visto chiaro all'improvviso. Ma non è possibile che qualche parola della bambina possa avere influito tanto su di te. È possibile, perché è successo. E va bene, col tempo farò comprendere a mia figlia tante cose che non le ho potuto dire fino adesso. Le spiegherò la mia situazione e anche se non potrà capire bene, farò in modo che si rassegni, si adatti. Ma tu devi rimanere con me. Tutto deve continuare come prima. Per me niente, ti assicuro, niente è cambiato. No, Mario. Tutto, tutto è cambiato. Sei tu che vuoi chiudere gli occhi per non vederlo. C'è da impazzire. Perché hai scambiato quattro chiacchiere con Mirella? Si sarà lamentata che da un pezzo non mi vedeva. Ma se le ho detto io stesso che ero partito e del resto non è la prima volta. No, sapeva che non eri partito. Gliel'avrà detto quella cretina della madre per farmi dispetto, per complicare tutto, sperando chissà che cosa. No, Mario, non è così. Ma allora che diavolo può averti detto? Fattelo dire da lei. Sì, sì, me lo farò dire. Ma aspetta almeno che le parli. Poi domani ci rivediamo e ne discuteremo con calma. Ora va a letto, sarai stanca dopo tante emozioni, fa quello che ti dico. Io devo tornare un momento a casa. Ma Nora, come puoi da un momento all'altro buttar via tutto ciò che avevamo creato insieme? Per le parole di una bambina, ma cosa vuoi che capisca? Cosa può averti detto? Non ha nemmeno 9 anni. È mia figlia, so quello che è capace e non è capace di dire. Cerca di capirla. Ma io voglio molto bene a mia figlia. Anche mia madre mi vuole bene, tutti vogliono bene. Solo chi soffre per colpa degli altri sa qual è il vero bene e quale no. Mario, non voglio che tua figlia soffra quello che ho sofferto io. Dove mi hai trovato? Come mi hai conosciuta? Lo ricordi? Certo. E perché credi che fossi ridotta a tanto? Ma per mia figlia sarà diverso. No, lo credi tu. Vuoi crederlo perché ti fa comodo, ma lo sai che non è così. Oh, ti prego, lasciami andare via. Anzi, aiutami ad andare via. Ma credi che sia facile per me? Non lo capisci quanto mi costa. Ma io ti voglio bene, Nora. Oh, anch'io, Mario, anch'io. I miei sentimenti verso di te non sono cambiati. Sono sempre quelli di una volta. E allora? Ma è proprio nel bene che ti voglio che cerco la forza di strapparmi dal cuore quest'amore. No, non farlo, non devi farlo. Ti prego, non permettere che io faccia del male a delle creature innocenti. È proprio perché ne hanno fatto a me che non voglio fare del male a nessuno. Io non ti so spiegare bene, ma sento che è così, deve essere così. Farò tutto quello che tu vorrai, ma non ora, domani. Domani sarai più calma tu, sarò più calmo io. E vedrai che insieme sceglieremo la soluzione giusta. È peggio rivedersi, Mario. È peggio per tutti e no, tu. No, ascoltami. Te lo chiedo come una grazia. Ora tu vai a letto. Domattina presto vengo qui. Staremo tutta la giornata insieme. E farò tutto quello che vorrai tu. Me lo prometti? Rispondi. Eh sì. Cerca di dormire, Nora. Mario! Paura di stare con me. È così, Mario, non l'hai capito, è così. Va via, ti prego, ti prego. A domani, Nora. Mario.
più dispiacere alla mia mamma, così sia. Papà! Come stai? Come ti senti? Bene, papà. Papà, ho promesso a Gesù che non ti farò arrabbiare né a te né alla mamma. Brava, questa è una promessa. Certo, papà. Che devi proprio mantenere. Vedrai, papà. Ma di te non c'è da fidarsi troppo. Perché, papà? Tu hai un brutto difetto. Sei piuttosto chiacchierona. Io? Tu. L'ha detto anche la signorina che ti ha ritrovato. Ha detto che sei simpatica, ma molto, molto chiacchierona. Ma si può sapere che cosa le hai detto? Non lo so. Andiamo, possibile che non te lo ricordi? Abbiamo parlato e poi gli ho fatto vedere una cosa che tu ancora non hai visto. Cosa? Il tema d'italiano. Pensa, ho preso 10. Non sei contento? Sempre 5 e adesso 10. Beh, fammelo vedere. No, papà, mi vergogno. E di che ti vergogni? Non lo so. Su, dov'è? Fammelo leggere. Avanti. Guarda. Rimani qui stanotte. T'ho chiesto se rimani qui stanotte. Sì. Nora, vuole assolutamente parlare con te. Io non so più che cosa dirgli. Non ragiona. Tieni, parlagli tu. Sì, sì, sono io. Ma perché? È inutile. Ho deciso, sì. Non ci vediamo più. Parto fra un'ora. Prendo un aereo per... Ma è inutile. Perché devo dirti tante cose se non dobbiamo vederci più? Sì, non vederci più. Per nessuna ragione. Te l'ho detto. Un'ultima volta, ti prego. Ascoltami almeno. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, papà. Buongiorno, piccolo. Con chi parlavi? Con la signorina di ieri sera? Come fai a saperlo? Mi pareva di aver sentito la voce. Parte, se ne va. Non posso salutarla? È stata così buona e gentile con me. Vuoi rivederla? Sì. Su, vestiti, andiamo da lei a salutarla. E la scuola? Oggi ti do il permesso di non andarci, d'accordo? Sì, sì. Ottavia? Sì, signore. Mirella esce con me. Va bene, signore. Non insisto. Va bene, ma non puoi andartene così. Rimanda la tua partenza. Ho tante cose da dirti. Ho portato con me mia figlia. La vedi, è là. È lei che ha voluto rivederti per salutarti. È in partenza il volo all'Italia 214 per Bari Atene. Te lo chiedo per l'ultima volta, rimani. Ho bisogno di te. Ci vedremo come ai primi tempi. Tu starai a casa tua e io non lascerò la mia. Era bello anche così, ricordi, Nora? No, impossibile, impossibile. Ma dove vai? Cosa farai? Ho deciso di accettare quel posto di interprete, te ne ho parlato, no? Ho quanto mi basta per vivere. Ma sarai sola e tutto per te ritornerà come prima, quando t'ho conosciuta. Ho paura, Nora, ho paura. Non sono più come quando m'hai conosciuta.
La morte non si guarda in faccia due volte. Io stessa mi sento diversa, più serena, più forte. E lo devo a te. Anche questo devo a te. Non lo dimenticherò. Non ti dimenticherò mai. Un bacio per me a tua figlia. Addio, Mario. Andiamo. No, voglio vedere l'aereo che parte.